Bene, qui si conclude la rassegna di queste soluzioni prima del limite riservata ai pesi massimi, ma qualche volta finiscono rapidamente anche gli incontri di altre categorie. Come ho detto prima, non soltanto i pesi massimi non sono gli esclusivisti delle soluzioni in una sola ripresa, comunque delle soluzioni lampo. Questo si può verificare anche in altre categorie. Quindi innanzitutto l'occasione è per un omaggio a Marvin Hagler, ex campione del mondo dei pesi medi, un incontro del 7 marzo 1982 sul ring di Atlantic City, il suo avversario Kaveman Lee. Quindi Marvin Hagler. Eccolo qui, Hagler in guardia destra, pantaloncini neri. E lì assume addirittura l'iniziativa. Non sa che cosa va incontro. Colpisce con un destro comunque Hagler, pur retrocedendo. E ora Hagler perde la pazienza, affonda i colpi, conclude con un gancio destro, Kaveman lì al tappeto, si rimette in qualche modo in piedi. L'arbitro è Larry Hazard, che ora è il commissioner dello stato del New Jersey. E a questo punto la conclusione è solo una formalità, figuriamoci se Hagler si fa sfuggire l'occasione di chiudere subito, tra l'altro contro un avversario che non era certamente tra i più pericolosi, un avversario che non avrebbe mai dovuto avere una chance a livello mondiale. E qui, mentre Kaveman lì crolla per una seconda volta al tappeto, Larry Hazard ferma il match, quindi vittoria lampo per Marvin Hagler. Ripeto, un episodio del 7 marzo 1982.